16, due bottoni e due ventagli. Cerchio Exodus attraverso MG. All'improvviso, nel mezzo della conversazione in completo stato di veglia, lo strumento ha prodotto nel palmo della mano due bottoni di metallo da divisa marinara, destinati evidentemente agli ospiti L e B, che non l'avevano ancora ricevuti. Proseguita poi la conversazione con commenti sull'accaduto, quando lo strumento ha dato chiari segnali di trance, si è subito provveduto a fare il buio e l'entità Camilla, salutati allegramente i presenti, ha proceduto a visitare l'apparato uditivo e lo stato generale di LF, provocando una serie di schiocchi, probabilmente per verificare il grado di infermità di LF, che alla fine è stato dichiarato drammatico, ma specificando che l'orecchio destro era più sensibile dell'altro e diagnosticando altresì disturbi circolatori agli arti inferiori. Dopo questo intervento e i commenti seguiti, in piena luce e in stato di veglia, lo strumento ha prodotto nel pugno in due tempi un piccolo ventaglio di carta riproducente fiori rosa e subito dopo, in plastica scura, il supporto che fungeva da manico del ventaglio. Entrambi gli oggetti apparivano alquanto deteriorati, il ventaglio era raggrinzito e il supporto contorto e scrostato, come se avesse subito il trauma di un'alta temperatura. Gli oggetti, passati in osservazione di mano in mano, sono rimasti separati. Ha infatti apposato il supporto del ventaglio davanti a sé, sopra un tavolinetto basso di cristallo, mentre il ventaglio è rimasto fra le mani dello strumento. Poco dopo, assentatosi per qualche attimo per rispondere a una chiamata al telefonino, lo strumento ha abbandonato il ventaglio sulla sedia, non ritrovandolo più al suo rientro nella stanza. Dopo qualche minuto, accompagnato dalla padrona di casa per bere qualcosa in cucina, lo strumento ha nuovamente lasciato il salotto, ma pochi attimi dopo, al richiamo concitato di M, il gruppetto è accorso in tempo per vedere lo strumento afflosciarsi sul pavimento, il pugno contratto, dal quale quasi subito è scaturito un secondo supporto o scheletro del ventaglio, perfetto in ogni particolare, che ha prodotto nella mano dello strumento una piccola ferita da taglio. Poco dopo, al rientro nel saloncino, è seguita una nuova trance e l'entità Camilla ha invitato a stringere forte le mani, a piatto, materializzando così un secondo ventaglio di disegno diverso, ma completamente integro. Nota 3. Del primo ventaglio, supporto compreso, non è stata più trovata traccia.